Bene cari amici, ed eccoci qui con la rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è presa dal fattoquotidiano.it. Buonasera, sono le 22:27, siete collegati con la redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV da Venezia, in collegamento diretto con l'emittente di Treviso Online, Radio Sirius TV. Radio Sirius, ricordo che oltre a essere un'emittente radiofonica è anche televisione, in collaborazione anche con Radio Reno Web, e ci sono anche altre emittenti che poi vedo di ricordarle. Dunque, siamo praticamente a reti unificate, come sapete è da giorni che stiamo seguendo questa notizia in corso. Mi riferisco al caso Giulio Regeni, che come sapete è stato barbaramente ucciso da personaggi squallidi, da gente pericolosissima, da persone che dovrebbero essere emarginate praticamente da quella che è la società civile mondiale, perché quando si tortura una persona, un ragazzo giovane pieno di vita e di vita positiva, credo che sia un fatto gravissimo, che non ci sono parole per condannarlo da quanto grave è un fatto del genere. Naturalmente tutti noi, tutte le nostre redazioni, quindi Pianeta Oggi TV, Radio Sirius, Radio Reno Web e adesso appunto l'altra emittente che non ricordavo, Radio Sismondi Libri, siamo naturalmente vicini con il pensiero assolutamente ai propri genitori, che immaginiamo che giornate, che ore tremende stanno passando. Oggi sono svolti i funerali a Fiumicello, il posto, la località, la cittadina nativa di Giulio, siamo in provincia di Udine, e in collegamento telefonico abbiamo Jessica Pezzetta, giornalista antimafia delle edizioni scientifiche. Io la saluto intanto, ecco Jessica, ci sentiamo? Ciao Massimo, buonasera. Ecco, buonasera a tutti. Ecco, innanzitutto grazie per aver accettato, malgrado anche l'ora tarda, questa, sappiamo che sei anche molto impegnata con delle iniziative che poi arriveremo, di aver accettato questa intervista, perché vorremmo sentire da te una testimonianza. Innanzitutto, ecco, tu sei proprio di quel paesino, Fiumicello, ecco, innanzitutto come avete appreso la notizia, questa drammatica notizia? Noi abbiamo preso la notizia da prima del suo rapimento e si sperava in qualche modo in una sua liberazione, in una magari richiesta di pronta di niente. Aspetta. Niente, abbiamo un'interferenza, vediamo se riusciamo a ripristinare questo collegamento. C'è sempre lo zampino del demonio, allora un attimo solo. No, mi sa che non riusciamo, perché abbiamo una... vediamo se è così. Niente, vediamo, allora io direi un attimo alla regia di Treviso, vediamo se così va. Sì, dimmi Massimo. Ecco, sentivo questa interferenza, un attimo solo, vediamo se riusciamo. Ecco, prova ad andare avanti Jessica. Sì. E quindi stavo dicendo, alla fine poi abbiamo preso della sua morte, della sua tragica fine. È stato veramente uno shock per noi, che siamo anche suoi compaesani, quindi insomma ho preso da vicino quella che è stata la sua storia, la sua vita, perciò pensare ad una persona di questo calibro e alla fine che ha fatto è stato veramente sconvolgente. Noi stiamo cercando in qualche maniera di sensibilizzare le persone, i nostri compaesani, i ragazzi riguardo a questo caso, che ha fatto il giro non solo d'Italia ma ha fatto proprio a livello internazionale. E per quanto riguarda l'Italia, noi stavamo cercando già di organizzare attraverso il nostro comune uno spettacolo
tenuto, uno spettacolo teatrale tenuto da ragazzi che vanno dai 4 ai 18 anni, si chiamano Our Voice, proprio per sensibilizzare le persone riguardo ai temi della legalità, della mafia, della pace, della giustizia. E quando questi ragazzi, questo gruppo che è composto anche da ragazzi islamici ormai, è venuto a conoscenza di questi tragici fatti, si è emozionato a tal punto da chiedere proprio di dedicare lo spettacolo a Giulio Regeni. Quindi noi adesso stiamo provando proprio a coinvolgere il comune in questa iniziativa, che speriamo moltissimo di riuscire a far andare in porto. Tra certo. L'altro oggi, a proposito di ragazzi, è successo un fatto particolare: siccome erano previste migliaia di persone funerali, le chiese di Fiumicello non erano abbastanza grandi a contenere tutte queste persone, e quindi praticamente la palestra delle scuole è stata trasformata in una chiesa, e questa palestra, l'accesso a questa palestra si ha da piazzale Falcone Borsellino, che è stato intitolato proprio giudice antimafia nel 2012, ed è il piazzale delle scuole. Sì. E quindi c'è proprio un filo conduttore, questo gruppo Our Voice parte dall'antimafia, da un discorso antimafia prettamente. Ecco, questo è importantissimo. Questo è importantissimo, e quindi c'è questo proprio filo rosso che conduce tutta la vicenda. E che coinvolge anche i bambini, perché mentre ai funerali c'erano prettamente adulti, in questa atmosfera, tra l'altro molto particolare, perché il paese, visto anche dal di fuori, dove c'era maltempo, il paese era illuminato dai raggi del sole e continuavano a cadere goccioline di pioggia, e il sole risplendeva su di noi, e a far da cornice a questa cerimonia c'erano tutto intorno le voci dei bambini della scuola materna, queste voci gioiose, le risate, e quindi questo creava veramente un'atmosfera surreale. Proprio ricordarci anche che i bambini sono il nostro futuro, e ai bambini bisogna riuscire a trasmettere questo messaggio che poi lo stesso Giulio Regeni cercava di trasmettere ai propri coetanei, coinvolgendoli nei suoi progetti, che erano proprio messaggi della libertà, proprio della ricchezza nella diversità tra gli esseri umani. Lui voleva proprio l'abbattimento di ogni confine, di ogni filo spinato, capito? Certo. E quindi questo è importantissimo. E pensa, a proposito di mafia, noi circa un anno e mezzo fa, due anni fa, abbiamo esposto sul balcone di casa nostra, che sta di fronte al municipio del paese, un manifesto a favore del magistrato Nino Di Matteo, che è stato condannato a morte da Cosa Nostra per le indagini sulla trattativa Stato-mafia. Sì. E noi, tra le altre cose, stiamo cercando anche di far conferire a questo magistrato la cittadinanza onoraria da parte del nostro comune di Fiumicello. E oggi il corteo funebre dalla palestra di Vita Chiesa per arrivare poi al cimitero con migliaia di persone è passato proprio davanti al nostro balcone con il manifesto per Di Matteo. Quindi ecco, insomma, veramente un filo conduttore che lega queste vicende. Perfetto. Speriamo veramente di riuscire a concretizzare questi progetti e a sensibilizzare la popolazione il più possibile. Certo, anche ecco, perché questo renderebbe, scusa, il sacrificio di Giulio e di tanti altri martiri della giustizia non lo renderebbe vano, capito? Certo, guarda, ecco Jessica, su questo posso dirti, su queste iniziative che voi, che state preparando, vi dovremmo, come dire, aiutare, Pineta Oggi TV, Radio Sirius, i vari collaboratori. Anzi, a tale proposito ti posso, poi ci metteremo d'accordo, ti posso anche invitare alle 16:50 circa, quando registriamo la trasmissione Pineta Oggi 20 nel mondo, 10 minuti anche meno di spazio
in modo tale che voi potete, potete spiegare anche agli ascoltatori di Radio Piper Fontana Freda questa iniziativa, che essendo una radio che copre tutto il Friuli Venezia Giulia, che poi questa trasmissione verrà ripetuta anche qui da Radio Saiuz TV insieme appunto alle altre due emittenti, Radio Reno e Radio Sismondi Libri, e quindi vedremo un po' di amplificarla anche sulle TV terrestri. Queste sono iniziative che state preparando, molto importanti, meritano tutta l'attenzione dei media, almeno i nostri sicuramente. Certo, grazie. Grazie allora Jessica Pezzetta, giornalista antimafia delle edizioni scientifiche, grazie per la collaborazione, per questa testimonianza molto importante. Noi adesso stacchiamo il collegamento con te, ti auguriamo anzi anche vista allora la buonanotte, e ci sentiamo nei prossimi giorni per realizzare questa cosa, va bene? Benissimo. Buonanotte a tutti e grazie. Grazie a te Jessica, un saluto, un saluto da tutti noi, grazie infinite. Grazie, grazie. Bene, stacchiamo dunque il collegamento con Jessica Pezzetta, giornalista antimafia. La ringrazio ancora per questa testimonianza, e anche mi fa piacere che ci siano delle iniziative per ricordare questo, questo ragazzo, questa persona straordinaria, ricercatore, che insomma sono gli anni che uno sta, come dire, sbocciando, ecco, che è davanti a sé una vita che per lui doveva essere stata una vita costruttiva di ricerca, e poi sappiamo appunto come è andata a, a finire. E quando prendiamo queste notizie così, ci domandiamo, ma siamo circondati veramente da personaggi brutti, da personaggi che io credo che non ci siano insomma aggettivi per negativi sufficienti per qualificarli. Torturare una persona, un ragazzo così giovane, bisogna essere peggio del diavolo, io non so più come dire, sono, questi sono dei demoni che camminano su questa terra, che ripeto dovrebbero essere messi al muro, mi verrebbe da dire, ma non si può, lì ci penserà l'intelligenza cosmica, ci penserà Dio a, giudicarli, e spero quanto prima. Andiamo avanti però su questo argomento. Massimo, posso intervenire un attimo? Certo. Perché oggi ho letto una notizia che mi ha sconcertato alquanto, sempre riguardo al fatto di Regeni. Sì. Perché c'è stato c'è una registrazione ed è uscita sul Fatto Quotidiano, un trafiletto, riguardo appunto ad alcune parole che sono state pronunciate dal politologo americano Edward Luttwak, che è ai microfoni della Zanzara. Sai, la Zanzara su Radio 24. Sì, insomma, Luttwak ha detto: Giulio Regeni ammazzati dai servizi segreti egiziani? Si pone la domanda. Questa è mera speculazione. Non sappiamo assolutamente niente su questi servizi segreti, che sono un'entità su cui non c'è nessuna informazione. Poi dice: magari Regeni è stato ucciso da un amante, da un poeta o da chissà chi. Cioè, ci rendiamo conto? Disinformazione che in questo momento già incominciano a buttare sul nome di Regeni. Allora, cioè, io credo che bisogna fare molta attenzione modo, a questo. Si prenderanno delle grosse responsabilità. Certo, questo è vero, però sta a noi di combattere questo stato di cose e dare delle spiegazioni più logiche, diciamo, su questa vicenda. Oggi c'è stato il funerale di questo ragazzo che è stato ucciso, un essere umano che viene ucciso. Come è stato ucciso non lo sappiamo, io non lo so, si presume che siano stati servizi segreti, insomma, ma da quello che si è capito qualcosa di losco dietro c'è, nel senso che lo hanno voluto uccidere perché può darsi che dava fastidio, chi lo sa, insomma, perché in effetti lui era in contatto anche con i sindacati, no? con quel mondo operaio anche di questo paese, e quindi insomma qualcosa sapevo, perché poi un giornalista qualche cosa insomma lui faceva anche il giornalista insomma lì, o no? Certo, esattamente. Quindi scriveva, e quindi insomma, e quindi
qualche cosa, cioè, secondo me qualcosa c'è, perché il fatto che adesso stanno difendendo a spada tratta l'Egitto i servizi segreti, che, cioè, ti rendi conto, non sanno, non si sa assolutamente niente su questi servizi segreti, insomma. C'è un paese che non ha servizi segreti, ma che ci raccontano la storia dell'orso? Sì. Ma siamo stupidi, siamo occhi, non ho capito. Tutti i paesi di mondo hanno i servizi segreti, poi ci sono servizi segreti che sono bastardi, scusami il termine, e servizi segreti che si comportano un poco meglio, perché i servizi segreti non sono cose abbastanza, se sono segreti non possono essere abbastanza limpidi, o no? Sì, già la parola segreti, ecco, dice, cioè, tutto. Cioè, allora, la parola segreta mi dà un qualcosa di losco dietro, che c'è qualcosa di che non è buono. Sì. No, ma a questo punto mi preoccupo, perché voglio dire, questi sono capaci anche, non so, di far sparire delle persone, perché non si capisce bene. Ma è successo, se non ci dimentichiamo, sempre capitato, è sempre successo. Esatto, quindi figuriamoci. Ma volevo dire qua, dare questa notizia per dire, fate attenzione quando andate ad ascoltare determinate interviste da determinati personaggi, e pesate bene le parole quando ascoltate, cioè, metteteci del vostro, insomma. Sì, ma infatti, ecco, c'è da poi chiedere il perché certi direttori di testata o semplicemente editori di un emittente devono far parlare queste persone, visto che poi quello che tu hai nominato prima dice che non si sa niente, non ci sono notizie, allora però lui fa queste ipotesi, allora per cosa le fa? Vuol dire che, ecco, già da qui quello che dice è sporco, cioè non si capisce. No, ma lui bene, continua, certo. Perché se ti leggo il continuo, diciamo quello che ha detto, lui addirittura ha detto è vietato assolutamente picconare il governo egiziano, lo ammonisce Lutwak, perché è quello che ha salvato l'Egitto e anche l'Europa dal regime dei fratelli musulmani, la più grossa minaccia esistente. Il governo egiziano ci sta proteggendo. È più che un alleato per l'Italia, una barriera protettiva, una diga, insomma, un disappunto, una critica, qualsiasi dichiarazione italiana che eroda l'Egitto sono irresponsabili, secondo Lutwak. Cioè, cosa vuole dirci, cosa dobbiamo fare, insomma, come dobbiamo comportarci questo personaggio? No, dovrebbe fare altro questo personaggio, che non sto qua a dire cosa. Ma ti ringrazio per aver dato questa notizia, perché è giusto che gli ascoltatori appunto sappiano anche questo, che razza di gente c'è e perché si dà spazio nazionale a questi squallidi personaggi. È stato torturato e quindi ucciso un ragazzo giovane e poi questo va a difendere anche l'Egitto, cioè non ho capito. Ma vabbè, qui il problema è che io non voglio non me la prendo con l'Egitto, scusami, che qua cioè, in effetti ci sono i servizi segreti dietro, bene, scopriamolo, vogliamo sapere, è stato torturato, vogliamo sapere perché è stato torturato, perché si tortura una persona, che bisogno c'è di torturare una persona? Questa è gente pericolosissima, gente che è spostata di testa, sono delle, per questo dico, bisogna fare molta attenzione. Io dico semplicemente, noi vogliamo la verità, quello che è successo, ma come al solito non la sapremo mai. Infatti, ma credo che Lutwak ce l'ha detto che non la sapremo mai, anzi dobbiamo ringraziare. Sì, appunto per quello dico, cioè addirittura, no? E quindi dà già per scontato, come dire, che è stato la causa è stata banale, un po' si è suicidato, si è torturato da solo, dai, alla fine scopriremo questo. Sì, infatti non è la prima volta che capitano queste cose, per questo io rimango allibito ancora oggi a determinate affermazioni, perché secondo me bisogna andare coi piedi di piombo. Io aspetto sempre che tutte le indagini vadano in porto e finiscano prima di dire la mia. Però lungo il percorso permettetemi che posso anche avere dei dubbi. Eh certo, di fronte a questo, a quanto è successo, e sentire un personaggio che parla in questo modo qui, che bisogna anche ringraziare lo Stato dove all'interno succedono queste cose qua, cioè è pazzesco. Vabbè.
Francesco, potremmo, guarda, già qui chiudere la trasmissione e lasciare trarre le più ovvie conclusioni da parte dei nostri ascoltatori, però io vi voglio leggere in finale un articolo di un giornalista, Karim Elsadi, che lo trovate degli articoli anche su antimafia2000.com. Comunque vi vorrei leggere un articolo, farò un po' un sunto, che riguarda proprio il caso Giulio Regeni, dal titolo Giulio Regeni vittima di Stato. La storia è un monotono ripetersi di vicende e tematiche che hanno cambiato, che cambiano e che cambieranno l'umanità. L'uomo è sempre lo stesso, ostaggio delle scelte di chi lo ha preceduto. Siamo coscienti del potere che ci è stato donato, ma incoscienti dell'autodistruzione che stiamo bramando. Fin dagli albori, l'uomo, sebbene possedesse tutto, ha deciso di sfidare l'onnipotente per metterlo alla prova, non sapendo di dover subire le conseguenze di tale affronto nel corso della storia. L'uomo raggiunge traguardi con sforzo immane e riesce a distruggerli con spaventosa banalità. È questa la nostra storia e sarà questa la storia dei nostri figli e dei figli dopo di loro. Quelle poche persone che hanno provato a rovesciare questa condanna sono i rivoluzionari che lottano per abbattere quei regimi aventi per matrici l'ignoranza e l'ottusità. E questo è il caso di Giancarlo Siani, Pietro Gilberti e Peppino Impastato. Ultimo fra questi, ma non ultimo, è il friulano Giulio Regeni, appena 28 anni, originario di Fiumicello, Udine, un paesino appunto in provincia di Udine. Attivista dei diritti umani, Giulio è partito per motivi lavorativi in Egitto, dove scomparve nella giornata del 25 gennaio e ritrovato senza vita la scorsa settimana al bordo di una autostrada non lontano da una caserma. Il corpo è irriconoscibile, ematomi sparsi ovunque, gabbia toracica distrutta, unghie strappate, pensate, via le orecchie tagliate. Sembra la scena di un film macabro, ma purtroppo non è così. Giulio è stato torturato fino alla morte. Da chi? Questo non si sa. O non si vuol far sapere perché l'Egitto in sabbia. È sempre la stessa storia, una infinita routine, individuazione, rapimento, uccisione, archiviamento. Una sinistra successione che si ripete ogni volta che un uomo con l'animo ribelle prova ad aprire bocca quando non dovrebbe. Ma per una volta l'Italia non abbassa la testa e chiede chiarimenti. Lo stesso ministro degli esteri è partito per il Cairo all'indomani della notizia per avere delle risposte soddisfacenti a questo omicidio di Stato. Sì, perché l'Egitto, durante il regime dell'ex generale al-Sisi, non è nuovo a omicidi occulti di cittadini che si oppongono alla dittatura. 350 i casi di rapimenti negli ultimi mesi e 136 le vittime. I presunti sostenitori dei fratelli musulmani sono stati torturati con tecniche barbariche da funzionari dello Stato. In alcuni casi i carcerieri hanno applicato addirittura la sodomizzazione dei prigionieri con bastoni e oggetti puntiformi di ogni genere e tipo. Si pensa ad una replica della questione argentina di Desaparecidos e in effetti parrebbe proprio così: slaricare i germogli rivoluzionari e nasconderne le prove. Una storia già vista, ma che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere da uno Stato considerato moderato dalla stragrande maggioranza dei paesi occidentali. Fatto sta che Giulio è stato ucciso perché si pensava potesse essere una spia, si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Secondo gli inquirenti, il 25 gennaio il friulano aveva un appuntamento con le nuove conoscenze egiziane. Non ci arriverà mai. Un gruppo armato lo cattura. Questo gruppo è di identità ignota, magari criminali, magari agenti segreti, come si ipotizza. Ma purtroppo una cosa è certa, il giovane Giulio è stato maciullato vivo. L'Egitto vuole archiviare,
E intanto Leni afferma: evento tragico, ma il business deve andare avanti, e certo, come non biasimarli, il dio denaro viene prima di tutto, anche prima degli stessi cittadini. Sarebbe impensabile chiudere i rapporti diplomatici per la morte di un solo essere umano, e sarebbe altrettanto impensabile considerare un pezzo di carta verde più importante di una vita umana, o sbaglio? Firmato dal giornalista Karim El Sadi. Questo, penso che questo articolo la dice lunga. Ha espresso tutto. Vero? Sì. Esatto. Potremmo chiudere qui questa edizione speciale di Spazio Aperto alle 22:52. Rosario, ti rimetto la linea. Ripeto, noi rimaniamo vicini con il pensiero, che è il minimo che possiamo fare, grandissimo affetto ai suoi genitori, perché sapere come è morto un figlio, certo, in questo modo, ecco, ti lascia immaginare cosa possono provare, insomma. Quindi noi tutti siamo vicini, naturalmente, anche tutte le persone che conosciamo, le associazioni del Friuli, le associazioni culturali cui noi collaboriamo, quindi da Sicomoro, dalla Fundim International Antimafia 2000, la nostra Jessica Pezzetta, che avete sentito, la giornalista antimafia poco fa, che ringrazio per questa testimonianza in testa alla trasmissione, che avete sentito tutti. E quindi rimaniamo, ecco, a riflettere: ma dove sta andando questo pianeta, e che razza di personaggi girano in questo mondo, da tenere veramente le antenne sempre più alte. Grazie per averci seguito, gentili ascoltatori. Siamo andati in onda anche in collaborazione con Radio Sismondi Libri e Radio Reno Web di Casalecchio di Reno. Grazie a te, Rosario Moreno, per la regia, a cui ti rimetto la linea da Massimo Bonella. Buonasera. Un saluto a tutti quanti e seguiteci, perché gli sviluppi ci saranno ulteriori aggiornamenti. Ciao Massimo, buona serata. Ciao anche a te. Bene cari amici, ed eccoci qui con la rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è presa dal fattoquotidiano.it.